Canale YouTube di Luigi Gaudio. Il passivo impersonale in latino. Cerchiamo di riflettere su una cosa molto importante. Noi conosciamo i verbi impersonali in italiano, li abbiamo ripassati una delle ultime volte. Ora, in italiano, per rendere un qualsiasi verbo impersonale, è sufficiente utilizzare la particella si. Quindi si beve, si dice che, si pensa, eccetera, eccetera. Ora, in latino questo metodo non esiste. Cioè, non c'è una particella che renda impersonale il verbo. Quindi ci sono varie situazioni. A dire la verità, ci sono dei soggetti, certe volte un po' indeterminati, che si possono tradurre con l'impersonale. Però c'è una serie di forme verbali, ecco, soprattutto di verbi intransitivi, che possono essere tradotti benissimo con l'impersonale. Allora, cerchiamo di riflettere un attimo. I verbi transitivi hanno il passivo, giusto? Oh. I verbi intransitivi ce l'hanno il passivo? No. Tuttavia, in latino, i verbi intransitivi possono avere il passivo impersonale, cioè possono avere il passivo solo alla terza persona singolare, coordinato al neutro. In latino il verbo intransitivo attivo, quando usato alla forma impersonale, presenta la terza persona singolare con terminazione passiva. Quindi venire, andare, insomma, esempio, itur. Noi abbiamo studiato che il verbo eo non ha il passivo, giusto? Perché se significa andare, non può avere il passivo. Tuttavia, esiste un itur, oppure un itum est. Il primo si traduce si va, e il secondo si traduce si andò. Si corre, per esempio. Curritur, no? Altri esempi. E vedete il verbo correre, per esempio. Curritur, curebatur. Beh, certo, c'è anche l'imperfetto, eh? Ibatur, si andava. Quindi automaticamente, se noi troviamo un verbo intransitivo al passivo, non dovrebbe avere il passivo, lo troviamo solo ed esclusivamente alla terza persona singolare, coordinato al neutro se c'è un participio perfetto, ad esempio, lo dobbiamo tradurre come un impersonale. Infatti, qua notate che nei tempi del sistema del perfetto il participio perfetto viene sempre espresso al neutro. Ventum est, si venne, si giunse. Vivitur, oppure vivo vivis. Victum est, si vive. Ammettono la forma impersonale anche i verbi transitivi usati con valore assoluto. Quindi, anzitutto, al passivo impersonale con i verbi intransitivi. Però può essere anche con i verbi transitivi usati in senso assoluto. Cioè, ovviamente, se noi stiamo volgendo una frase dall'attivo al passivo, allora quello non sarà mai impersonale. E infatti, nell'attivo c'è un soggetto, un predicato e un complemento oggetto. Nel passivo, come ben sappiamo, il complemento oggetto diventa soggetto, il soggetto diventa complemento d'agente. Ok? Invece, certe volte, il verbo transitivo è usato in senso assoluto. Anche questo l'abbiamo studiato in grammatica italiana. Ovviamente in questi casi non c'è complemento d'agente o di causa efficiente, no? Giusto? Ebbene, in questi casi, quando il verbo transitivo è usato in senso assoluto, anche in questi casi può essere tradotto con un impersonale. Può essere un passivo impersonale anche un verbo transitivo, se è usato in senso assoluto. Ad esempio, il verbo lodare. È un verbo transitivo, giusto? E quindi il maestro loda gli scolari. Gli scolari sono lodati dal maestro. E quello non è passivo impersonale. E quest'altra frase. In romanorum scolis parum laudabatur. Multum puniebatur. Il verbo lodare è impersonale. Nelle scuole romane si lodava poco e si puniva molto. Quindi questo è un caso proprio di passivo impersonale. Vedete che non c'è complemento d'agente o di causa efficiente. Altro caso, vediamo qua, leggiamo. Diu Rome de Caesaris triumphis narratum est.
Diu a lungo, Rome a Roma, si narrò, si raccontò De triumphis Caesaris, De triumfi di Cesare, narrare, punire, narrare, sono verbi transitivi, giusto? E quindi possono avere un soggetto e un complemento d'oggetto. Al passivo possono avere un complemento d'agente, ma qui il complemento d'agente non c'è. C'è oltretutto anche questa forma al neutro, quando c'è poi la forma al neutro, c'è la terza persona singolare. E in particolar modo quando si tratta di perfetto passivo, il participio è al neutro. Ecco che in questo caso si tratta di un passivo impersonale, anche con verbi transitivi, e quindi sono quelle poche forme verbali latine che noi possiamo tradurre tranquillamente come un impersonale in italiano. Il passivo impersonale, tuttavia, può essere accompagnato dall'ablativo d'agente, soprattutto direi però con i verbi intransitivi, altrimenti con i verbi transitivi potrebbe diventare un passivo personale, giusto? Comunque, con i verbi intransitivi può essere accompagnato dall'ablativo d'agente o dall'ablativo d'agente o di causa efficiente. Ovviamente, se d'agente è a o ab più ablativo, ve lo ricordate questo? Se invece è causa efficiente, è ablativo semplice. La forma passiva in latino è si passivante in italiano. A noi in italiano, oltre ad avere il si impersonale, abbiamo il si passivante. In italiano la forma passiva può essere espressa dal participio perfetto accompagnato dalle voci dell'ausiliare essere o venire, oppure dalla particella si passivante, funzione passivante. Ecco, infatti, noi sappiamo che in italiano ci sono molti modi di rendere il passivo. Esempio, io sono lodato, io vengo lodato, io vado lodato. E quindi con tanti ausiliari, ma anche col si passivante. Si loda un'azione, una bella azione, un'azione compiuta con saggezza, con sapienza, eccetera. Questo costrutto non ha corrispondenza in latino. Il si passivante non ha corrispondenza in latino. Tuttavia, traducendo, va tenuto presente perché certe volte può rivelarsi particolarmente efficace rendere più scorrevole l'espressione. Consum victoria Romae annunciatur, si può tradurre quindi la vittoria dei consoli è annunciata a Roma, la vittoria dei consoli, oppure con un altro ausiliare, perché abbiamo detto che non c'è un solo ausiliare per il passivo, mentre per l'attivo c'è un solo ausiliare, o essere o avere. Per il passivo ci possono essere anche altri ausiliari, come venire. Viene annunciata a Roma la vittoria dei consoli. Oppure si annuncia a Roma la vittoria dei consoli, in questo caso il si passivante è forse la traduzione più scorrevole e quindi migliore in italiano. Altri video didattici su a tuttascuola.it.